Volpi, sindaco di Castiglione delle Stiviere, di nuovo negli studi Tempo Radio per Filo Diretto. Bentornato sindaco. Grazie e bentrovati a voi e a tutti gli ascoltatori. Gli ascoltatori li invitiamo sempre a partecipare alla trasmissione. Ricordo per velocità solo una delle tante coordinate, il numero per mandare sms e messaggi WhatsApp che è il 348 3188 339. Allora, abbiamo tantissime cose di cui parlare, tra l'altro è in corso questa bellissima settimana dello sport con gran finale, proprio botto finale. Insomma, quest'anno abbiamo cercato di fare qualcosa di diverso e di coinvolgente per quella che normalmente è sempre stata la giornata dello sport. Quest'anno l'abbiamo trasformata in una settimana dello sport con molti eventi e un collegamento agli aspetti sociali che credo sia molto importante. Abbiamo parlato tantissimo di sport e disabilità, abbiamo avuto dei testimonial d'eccezione, e tutto in collaborazione con Fiordaliso, la cooperativa che a Castiglione fa assistenza a ragazzi con disabilità, e nell'ottica di sensibilizzare giovani e non solo giovani sui temi della disabilità e dello sport. Quindi una serie di manifestazioni interessanti. Siamo partiti con una mostra che è ancora in corso a Palazzo Menghini, e prima abbiamo assegnato la benemerenza di Luigi d'Oro a Giancarlo Masini, che l'aveva già ricevuta il 22 di giugno e non aveva potuto ritirarla. E il 25 all'Auditorium Gonzaga, con oltre 700 ragazzi, abbiamo parlato di sport e disabilità, sempre insieme a Giancarlo Masini, vi ricordo, è campione italiano più volte, medaglia di bronzo a Rio alle Paralimpiadi, esatto. E il campione Cassioli di sci nautico, 25 volte campione del mondo, 25 però, volte campione europeo, non vedente, quindi grandi campioni. Sindaco, interrompo un attimo, mi scusi, se può mettere la cuffia perché abbiamo un ascoltatore e ascoltatrice in linea, vediamo. Sentiamo. Allora, un momentino, eccoci qua, pronto? Sì, buongiorno. Volevo chiedere per cortesia, in piazza San Luigi, di fronte alla banca, hanno tagliato ancora 2 anni fa una pianta e non l'hanno più rimessa. Non so, anche non c'è mica bisogno di mettere una pianta di 20 metri, basta anche una da 1 metro. Pian piano cresce. E poi un'altra cosa molto più importante, la permuta tra il comune e il vecchio bersaglio e il demanio, mi pare che sia negli anni 70 che è in ballo e non è mai più stata definita, visto che adesso danno la multa al parcheggio per quelli che devono andare soprattutto all'ospedale oncologico, devono stare anche 2 o 3 ore, e le danno la multa al parcheggio, mi hanno detto. Io fortunatamente ho il posto per parcheggiare, però quando porto mia moglie dall'oncologo, però ci sono quelli che devono stare là anche 3-4 ore ad aspettare e non vedo perché devono prendere la multa. Benissimo, le faccio rispondere tramite radio, eh? Benissimo, ringraziamo il nostro ascoltatore, può togliere la cuffia sindaco quando vuole, a lei la parola. Sì, ringrazio l'ascoltatore. Per quanto riguarda il discorso della pianta, verifichiamo sicuramente se è stata tolta, sarà da ripristinare, non avevo l'informazione, ne parlerò sia con l'ufficio lavori pubblici che con Indecast per vedere quali sono i programmi della ripiantumazione in questo caso. Per quanto riguarda l'area ex bersaglio, in questo momento buona parte dell'area è privata e è già in oggetto di variante urbanistica. Tutta l'area del parcheggio è in fase di riqualificazione e dovrà essere riqualificata, penso, nel corso dell'anno prossimo. Per quanto riguarda il discorso delle multe sul parcheggio, non ne ho nota, anche perché il parcheggio dell'ospedale in questo momento non ha disco orario e quindi non c'è possibilità che venga data multa, e per quanto mi risulta anche la parte ex bersaglio è libera. A breve, magari ne parleremo dopo, passeremo a una regolamentazione del parcheggio ospedale con un accesso a pagamento, poi spiegheremo come avviene questa cosa. Diciamo che va a tutela di coloro i quali devono andare in ospedale. In ospedale. Quindi verificherò questa situazione. Mi sembra un po' strano che vengano date multe in questi due parcheggi, però lo verifichiamo.
Benissimo. Allora, concludiamo il discorso appunto della settimana dello sport. Lei ha citato appunto due grandi campioni. Grandi campioni, grandi testimonial per alzare la sensibilità sullo sport di disabilità. Momenti anche toccanti, molto, molto interessanti e formativi per i nostri giovani. E poi concludiamo sabato con due social run coinvolgono sia gli utenti di Fiordaliso sia tutti i cittadini che vorranno partecipare, una alla mattina e una al pomeriggio. Quella del pomeriggio, chiamiamola un po' più così, agonistica, anche se in realtà non sono vere e proprie gare. E concludiamo domenica con la classica giornata dello sport, in cui tutte le associazioni sportive di Castiglione daranno bella mostra di sé al Parco Pastore. Contemporaneamente un torneo di calcio al Lusetti, quello inizia già sabato, per alunni delle scuole primarie degli istituti comprensivi di Castiglione, organizzato in collaborazione con l'FC Castiglione. Insomma, tanti eventi, tante cose che dovrebbero coinvolgere e speriamo anche formare. È un progetto che secondo me ha avuto successo, giustamente. Tra l'altro, complimenti, perché veramente, per quanto riguarda domenica, veramente non Castiglione dà prova di essere una città veramente sportiva, proprio se sono tutte associazioni proprio di Castiglione, è una cosa incredibile, sì, veramente, sì, complimenti. Sì, sì, sì. Fermiamoci un attimino con Enrico Volpi, sindaco di Castiglione, ci troviamo tra un paio di minuti nella seconda parte. Signora, il sindaco è qua per lei. Ecco. Buongiorno, signor sindaco. Buongiorno. Sono una nonna qua di Gozzolina, San Vigilio, sì. Ecco. A volte mi reco con i miei nipotini lì al parco, lì a San Vigilio, e c'è una fontana. Adesso non so se riguarda il sindaco, se riguarda l'Intercat o il comune o quello che è, insomma. Lì c'è una fontana con un rubinetto. Il rubinetto sarà due mesi che è sempre, sempre aperto. E l'acqua continua a uscire. È uno spreco. Mi dà fastidio. Sa che a volte vengo a casa e mi dà fastidio, perché dico, quell'acqua lì la paghiamo tutti. E a volte si parla, lì ci sono lì delle altre donne e dicono, sì, quella lì la paghiamo tutti. Però signora, la ringraziamo per la segnalazione, le faccio rispondere tramite radio, è stata chiarissima, insomma, grazie. Certo, non certo. So, grazie signora, signora, abbiamo proprio questioni di tempo, non va arrabbiate, ma veramente il sindaco ha tantissime domande a cui rispondere. Ringrazio la signora della segnalazione, è sicuramente un problema questo, non deve assolutamente accadere, già quando esco di qua certamente segnalerò la cosa ai lavori pubblici, perché è chiaro che questi tipi di sprechi vanno evitati al 100%, manca il servizio e poi abbiamo anche lo spreco dell'acqua, quindi ringrazio la signora e cerchiamo di intervenire il prima possibile. Benissimo, allora sindaco, io approfitto di un messaggio per introdurre un altro argomento di cui lei ha già anticipato qualche cosa. Il parcheggio dell'ospedale è una vergogna da pagare, già avete messo il multavelox, le telecamere al semaforo, fate solo cassa. Allora, era scontata questo tipo di polemica, era prevista assolutamente, perché quando si mette un parcheggio a pagamento questa è ovviamente la reazione, e come ho cercato di fare in Consiglio Comunale cerco di spiegare anche qua quali sono le cose che ci hanno indotto a questa scelta. Una scelta che non è assolutamente di cassa, ben due aziende specializzate nel settore hanno ricevuto la richiesta di formulare un preventivo, di valutare economicamente la realizzazione del parcheggio a pagamento, e hanno risposto no, noi non lo facciamo perché i costi per la realizzazione sono superiori o comunque non sono interessanti a livello economico. E noi abbiamo applicato anche tariffe più basse di quelle che loro proponevano. Il problema del parcheggio all'ospedale è che su 70 vetture che sono presenti, 70 circa vetture che sono presenti all'interno dell'ospedale, si può stimare che oltre 50 non siano utenti dell'ospedale. Questo comporta l'obbligo per gli utenti reali dell'ospedale di parcheggiare nel parcheggio bersaglio, attraversare a piedi la statale che porta ad Desenzano, con pericolo per l'incolumità delle persone e con
gravi difficoltà. Oltretutto conosciamo benissimo tutto il fenomeno dei parcheggiatori abusivi che presso il parcheggio insistentemente disturbano le persone che parcheggiano per ricevere una questua o per a volte addirittura minacciare se non vengono elargiti dei soldi, insomma una serie di problematiche. La scelta è stata quella di mettere a pagamento il parcheggio con però delle caratteristiche ben particolari. Il parcheggio è a pagamento, è vero, ma la prima ora di parcheggio è gratuita per tutti gli utenti dell'ospedale, quindi quando sarà a regime l'attività, chi si recherà in ospedale col proprio biglietto nei riparti andrà a obliterare il biglietto e riceverà lo sconto di un'ora di servizio, e abbiamo stimato che un'ora circa di servizio è quella normale per fare analisi, visite mediche e quant'altro, e chi invece non deve utilizzare il parcheggio per andare all'ospedale sarà invitato in questo modo a recarsi presso il parcheggio a 20 metri, meno di 20 metri di distanza, dove ci sono ampie possibilità di parcheggio gratuito. Se avessimo messo un parcometro, un disco orario o cose del genere, lì sì, saremmo stati accusabili di voler fare cassa, perché non potendo distinguere tra gli utenti dell'ospedale e gli utenti normali, ci saremmo trovati a fare delle gran multe o a far pagare tutti la stessa cifra. Anche in quest'ottica la sperimentazione che avvieremo prevede la possibilità di fare anche orari gratuiti nel momento della presenza del mercato settimanale del sabato. Quindi oggettivamente risolvere il problema, riqualificare tutto il parcheggio, riasfaltarlo, rifare le aree verdi, riqualificare le corsie di accesso all'ospedale, fare i parcheggi per i disabili, eccetera, era un investimento molto importante che in questo modo viene totalmente assegnato ad Indecast. Risolvere il problema del traffico passivo, chiamiamolo, o comunque del parcheggio non dedicato all'ospedale, era assolutamente complicatissimo. In questo modo riteniamo di avere fatto l'uno e l'altro senza aggravare di costi necessariamente gli utenti dell'ospedale. Certo, è proprio a loro tutela, appunto. Sì, vi garantisco che tutti gli ospedali delle città, Brescia, l'ospedale civile, Borgo Trento Verona, Clinica Pedersoli a Peschiera, Poliambulanza a Brescia, tutti gli ospedali grandi hanno questi parcheggi a pagamento, ma esattamente per questo motivo. Di certo non interessa a Poliambulanza fare cassa col parcheggio che ha fronte ospedale. Tanto è vero che realizza il parcheggio gratuito a 200 metri dallo stesso parcheggio. È esclusivamente per garantire la possibilità a uno che ha le stampelle per dire, di poter avere un parcheggio vicino e di trovarlo sempre. Esatto. Questo è. Allora, quindi appunto c'è questo. E poi, guarda che dobbiamo leggere un mare di messaggi, sindaco, poi ne leggo tre o quattro anche di più tutti insieme. Telecamere, allora abbiamo sentito, detto e ripetuto. Dara è stato qui per comunicare l'installazione di ulteriori 100 telecamere sul territorio comunale, un investimento molto importante fatto anche con finanziamenti regionali e statali, ma una possibilità in più per la nostra città per avere più sicurezza. Io ho l'elenco delle postazioni, sono tutte postazioni a tre telecamere, perché la necessità è di poter avere con alta sensibilità e visibilità in più direzioni il campo visivo della telecamera. A Gozzolina, in via Dottorine e verso le poste, a Grole, a Astore, in centro, in una serie di parti, di zone molto importanti, da via Portalago, via Nenni, presso lo stadio, alle scuole di San Pietro, negli incroci più complicati, poi anche in via Gerra e in via Mazzini, all'incrocio di via Gramsci e via Solferino, al Parco Pastore,
in tutti i parchi, Parco Pastore, Parco De Senzani, nel Piazzale Olimpo, dove in questi giorni abbiamo avuto più eventi di danneggiamento delle auto e di guai con qualche vandalo che ha fatto danni a un sacco di persone. Esatto. E in Piazza Dallò, presso i parcheggi principali, il parcheggio sia dell'ospedale, il parcheggio dietro il municipio, e al parco di Via Fermi, di Via Nenni, in Via Kennedy, quindi tante postazioni molto sensibili che ci danno la possibilità, anche perché la richiesta è sempre quella, di avere visibilità nel momento in cui succeda qualche cosa. Sindaco, le leggo adesso più di un messaggio perché altrimenti facciamo in tempo. Sul parcheggio dell'ospedale non diretta, la Gennai che non capisce niente di parcheggi. Vabbè. Volpi, arrivano le telecamere, poi dove si può andare in Caporello, va bene, salutiamo anche questo qua. Poi tante ancora. Sindaco, ma se li mettete anche là dopo uno. Allora, mettete la videosorveglianza nei parcheggi, sono anni che lo segnaliamo, sentite le BMW in Piazza Olimpo, sì. Poi grazie per come state trasformando i 5 continenti, ora è dignitoso. Poi ancora vediamo se ci sono agevolazioni per il parcheggio per chi deve superare le 2 ore, chiedono. Cambia la tariffa e quindi dopo adesso non ricordo più, ci sono 6 ore, cioè per le prime ore c'è una tariffa, per un successivo periodo, scusate adesso non ricordo esattamente gli orari precisi, c'è una riduzione di tariffa. Poi, dicono il presidente Biociclo è arrogante, chiedo scusa al presidente Biociclo, io l'ho letto. Piazza Dallò è chiusa, vediamo anche appena arrivato, Piazza Dallò è chiusa da anni, proclami e parole. Poi è chiusa da anni? Piazza Dallò non è chiusa da anni, Piazza Dallò è chiusa da qualche mese, ha in corso da qualche mese il restauro della fontana di Donna Calubini, è un restauro importante, delicato e comporta tanto lavoro. E iniziano proprio in questi giorni i lavori di restauro delle facciate che dopo l'installazione del ponteggio che ha iniziato proprio a essere realizzata ieri prevedono circa 60 giorni di lavori, quindi non mi sembra che Piazza Dallò sia chiusa da anni o sia rimasta chiusa per tanto tempo. Poi, perché avete dato il Luigi d'Oro alla Negrisoli e un altro, ci sono sportivi grandissimi come Masini a Castiglione, bravi. Non abbiamo dato il Luigi d'Oro a Negrisoli, anzi l'abbiamo proprio dato a Masini. A Masini. Quindi l'ascoltatore ha fatto un po' di confusione. Poi, ho visto le pattuglie della polizia locale il fine settimana, bravo a Carrassi. Poi ancora, Volpi e Castiglione stanno arrivando nuove aziende. O sbaglio? Dicono. Lo speriamo, ci sono interessamenti e fortunatamente si comincia a vedere un po' di luce in fondo al tunnel, c'è ancora tanto da fare però qualche cosa si comincia a vedere. Volevo tornare sul discorso di videosorveglianza perché ho dimenticato una cosa, un progetto che stiamo avviando è l'inserimento di un sistema di videosorveglianza all'interno del nostro asilo nido. Va ancora tutto studiato, ma siccome ci sono finanziamenti in questo senso da parte di Regione Lombardia e anche a livello nazionale, stiamo tentando di aderire, perché se dovessimo riuscire a inserire la videosorveglianza anche nelle strutture pubbliche avremmo maggiore tutela sia degli utenti sia degli operatori. Credo che sia un passaggio significativo di questi tempi per strutture di questo genere. Poi l'ascoltatore dice, ma sulla, dice uno, cito uno dei giornali della provincia, insomma c'era scritto che avevate dato il Luigi d'Oro alla Negrisoli, vabbè, ha sbagliato il giornale, vabbè. Risposta è questa. Fanno i complimenti per aver coinvolto la Fiordaliso e bravo anche Masini, sindaco li vedo sempre più spesso, va bene, mettete i cestini con posacenere in centro, vabbè, questo è un suggerimento. La rotatoria del cimitero, poco per volta, adeguatela alle regole stradali, perché vabbè, è una regola diversa, vabbè, insomma. Va bene. Per un aiuto per le bollette arretrate non riesco a pagarle, ora arriva anche la brutta stagione e il riscaldamento a volte costa più dello stipendio. Ricordo tutti che per quanto riguarda l'aiuto e i contributi per affitti, bollette eccetera eccetera, è necessario rivolgersi con l'ISE aggiornata e gli uffici dei servizi sociali, e se ci fossero i parametri un po' di disponibilità c'è.
l'importante è che ci siano i parametri corretti, l'ISE completa, e c'è una graduatoria molto lunga, però insomma qualche cosa stiamo riuscendo a fare. Allora, davvero sportivo, il sindaco di Castiglione delle Stiviere è riuscito a leggere, a rispondere a una valanga di messaggi in tempo record, quindi ringraziamo. Enrico Volpi, sindaco di Castiglione, come vuole salutare i suoi concittadini? No, io ringrazio tutti i concittadini, perché stiamo ricevendo anche qualche segnalazione di insomma apprezzamento sul lavoro che stiamo facendo. Tante le cose che si vedono le stiamo facendo, anche tante cose che non si vedono stiamo facendo, lo garantisco. E stiamo iniziando a lavorare per preparare anche i festeggiamenti natalizi, è già il momento. Quest'anno avremo qualche sorpresa anche su quello, perché desideriamo rendere anche il mese di dicembre attrattivo per tutti. E come ha fatto la signora che ci ha segnalato la fontana non funzionante a San Vigilio, invito tutti a fare le segnalazioni che servono e amare la nostra città come l'amo io e come è giusto che sia. Grazie Enrico Volpi, sindaco di Castiglione, grazie.